Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi parlerò di un tema di grandissima attualità, ovvero come uscire dall'euro e contestualmente azzerare il debito pubblico. Un debito pubblico che va a succhiare tutti gli introiti dovuti al fisco. Praticamente il popolo italiano è reso schiavo, paga gli interessi sul debito pubblico. E alla fin fine di quello che sono gli introiti fiscali non rimane più nulla, per cui è importantissimo riuscire ad uscire dall'euro, ma anche azzerare il debito pubblico, un debito che fagocita tutto il budget dello Stato italiano, budget che normalmente andrebbe alle infrastrutture, a pagare i corpi di polizia, a pagare gli impiegati pubblici, a creare tutta una serie di servizi quali ospedali, scuole, strade, un budget che non esiste più perché tutti gli introiti del fisco stanno andando a pagare gli interessi sul debito. Occorre fare così: si sequestrano tutti gli euro sui conto correnti degli italiani, tutti i possedimenti in euro, contemporaneamente ognuno viene rimborsato con una moneta di sovranità nazionale. Ok, io ti prendo 10 euro, ti do 10 fiorini, 10 fiorini con sovranità nazionale. Uno potrà confutare il fatto di dire sì, ma una moneta nazionale, ma su che cosa si basa, cosa c'è dietro, quale riserva aurifera, quale sostanza abbiamo dietro. Se per questo anche dietro all'euro non vi è nulla. L'euro è una moneta che ha un valore nominale, ma non ha alcun valore effettivo. Creiamo una moneta truffa, esattamente come l'euro, sequestriamo tutti gli euro, siccome da dati di cui mi sono appurato sui conto correnti degli italiani vi è di più di quello che è il debito pubblico, si raccolgono tutti questi euro, si caricano su dei treni, vengono spediti questi treni a Bruxelles e gli si dice: abbiamo il debito pubblico? No, non l'abbiamo più, vi abbiamo restituito indietro la carta straccia che voi ci avete prestato, azzeriamo il debito. In più, siccome sui conti correnti degli italiani vi è leggermente di più del debito pubblico, gli diciamo: adesso il debito ce l'avete voi, pagateci gli interessi sul debito. Chiaramente quelli della Troica, gli autori della grande truffa, non vorranno mai che succeda questo, perché sanno che il valore nominale dell'euro è una truffa, cioè sanno, capiscono che gli stiamo dando della carta straccia, un qualcosa che non ha nessun valore. Loro hanno fatto questo inganno, questa truffa per farci cadere noi nell'inganno, non ci, cioè, sono loro l'artefice della grande truffa. È chiaro che rifiuteranno una soluzione di questo tipo. Comunque sia, è da fare così. Gli restituiamo indietro tutti gli euro e azzeriamo il debito pubblico. Ciao a tutti e alla prossima!